Alleluia, alleluia. Alzatevi, elevate il capo, vedete il Figlio dell'uomo venire su una nube con potenza e gloria. Alleluia, alleluia. Salve. Signore sia con voi. Dal Con il tuo spirito. Santo Vangelo secondo Luca. In Gloria a te, o Cristo. quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come avvenne al tempo di Noè, così sarà nei giorni del Figlio dell'uomo. Mangiavano, bevevano, si ammogliavano e si maritavano fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio e li fece perire tutti. Come avvenne anche al tempo di Lot: mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, costruivano. Ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piovve fuoco e zolfo dal cielo e li fece perire tutti. Così, nel giorno in cui il Figlio dell'uomo si rivelerà. In quel giorno, chi si troverà sulla terrazza, se le sue cose sono in casa, non scenda a prenderle. Così chi si troverà nel campo non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà. Chi invece l'avrà perduta la salverà. Vi dico, in quella notte due si troveranno in un solo letto. L'uno verrà preso e l'altro lasciato. Due donne staranno a macinare nello stesso luogo, l'una verrà presa e l'altra lasciata. Allora i discepoli gli chiesero: dove, Signore? Ed egli disse loro: dove sarà il cadavere, là si raduneranno anche gli avvoltoi. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Bene, fratelli, oggi una parola meravigliosa, una parola molto seria, molto, molto seria, per me è molto seria, una chiamata a conversione. La domanda: ti vuoi convertire? Adesso veramente, dice il Signore oggi, ma senti un attimo, quando ti sei alzato, la prima cosa che hai pensato è stata: oggi è un giorno per convertirmi. Oggi è il giorno, che dice qua, no? Il giorno del Figlio dell'uomo. Non credo, no? Non credo. Non credo che il primo pensiero sia stato questo, nemmeno il secondo quando siamo lavati la faccia, nemmeno il terzo quando siamo fatto colazione, nemmeno il quarto. Ora stiamo facendo la messa, ma esci, vai a scuola, vai al lavoro, fai le tue cose. Sì, in certi momenti, quando vai a messa, quando in certe liturgie, quando preghi. Ma il pensiero di fondo, il pensiero fondamentale è la conversione. E qua dice una cosa: chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, chi invece l'avrà perduta la salverà. Perché io vivo? Per salvarmi o per morire? Per salvare la vita o per perderla? Esatto, no? Se io vivo cercando di salvare la mia vita, la perderò. È vero questo? Cominciamo con questo, perché se è vero questo, allora forse potrò vivere perdendo la vita per salvarla. Parla di notte e giorno oggi, no? La parola, anche il Signore spiega notte e giorno, spiega questo degli avvoltoi, una cosa un po' strana, no? Questo è il cadavere. Parla tutte cose, parla Noè, Lot. Arriva la notte, fratelli, dove non si può fare più niente, dove si dorme, segno della morte. E c'è un giorno, questi nel quale, nel giorno, che si fa durante il giorno? Lo dice qua. Mangiavano, bevevano, si ammogliavano, si maritavano, mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, costruivano, fino al giorno, fino al giorno. Cioè, il problema non è fare queste cose, no? Non è sbagliato lavorare, non è sbagliato comprare, vendere, non è sbagliato sposarsi, figurati. Il problema è come lo facciamo. Perché arriva il momento in cui appare come stai facendo le cose. Arriva il momento in cui si manifesta, qua dice il Figlio dell'uomo si rivela, fino al giorno in cui il Figlio dell'uomo si rivelerà. Quando, nel momento in cui il Signore si rivela, rivela quello che siamo noi. E come si rivela?
Se voi prendete la scrittura, l'Antico Testamento, e poi anche quello che dice il Signore, lo vedremo in questi giorni, sulla venuta del Figlio dell'Uomo, terremoti, la luna, il sole si oscurerà, ci saranno segni, cioè è come se ritornasse il caos prima della creazione. Ma quello per mostrare che nel mio cuore, nel tuo cuore c'è il caos. Per rivelare quello che c'è nel tuo cuore, arriva con uno sconvolgimento, così arriva il Signore. Allora tu ti sei sposato? Benissimo. Arriva il momento in cui il tuo marito ti tradisce. Arriva il momento in cui tua moglie non è come tu speri. Arriva il momento in cui i tuoi figli mettono in crisi la tua vita. Arriva il momento in cui i tuoi genitori, da quando eri piccolino, tutto bello, stupendo, arriva il momento in cui tuo padre tradisce tua madre, quando tu trovi qualcosa che ti distrugge. Lo stesso quando, non dice, studiando, lavorando, lo stesso, mettiamoci tutti, no, gli esempi che possiamo mettere. Arriva il momento in cui si manifesta come io sto facendo le cose. È molto concreta questa parola. Se io sto difendendo la mia vita, il verbo greco dice, se io sto appiccicato, con la colla, l'abbiamo messo ieri, con la colla, quella a doppio strato, capito? Quella fortissima. Se io sto appiccicato a quella, alla mia vita, quando la vita mi si toglie, io rimango come? Spaccato. Mettiamo un dito, due dita su questa colla incredibile, no? E poi dopo la mettiamo su una superficie, quando la vai a staccare, ti spezza tutta la pelle, no? Ti perde pure via la carne, così, no? Quando tu metti due cose incollate e poi le scolli, rimangono rotte tutte e due, no? E questo è il senso. Chi vive incollato alla sua vita, cioè bios, alla sua vita, al suo modo di fare, al suo modo di pensare, ai suoi criteri, io ho questi criteri, capito? Il matrimonio deve essere così, il fidanzamento deve essere così, la mia moglie deve essere così, i miei figli devono essere così, io devo essere così, il mondo deve essere così, lo Stato deve essere così, il condominio deve essere così, la salute deve essere così. Quello significa essere appiccicati. Quando non è così, quando arriva qualcuno e crack, ti strappa, perché? Perché tuo marito muore o tradisce. Arriva un cancro, tuo figlio cade nella droga, o si ammala. Quello è come se si strappa la carne. Muori, cioè diventa un macello la tua vita. La perdi, come un'emorragia. Allora si capisce? Dove c'è il cadavere, dice, quando c'è il corpo morto, dice in greco, no? Il cadavere, il corpo morto, che si putrefà, che sta putrefacendo, che si sta corrompendo, dove c'è questa vita dilaniata, no? Come si immagina con le viscere così, no? Questa vita che si è scollata, lì arrivano gli avvoltoi a mangiare, gli avvoltoi sono quelli che mangiano i cadaveri, no? Il demonio, lì arriva la morte, lì arriva l'inferno. E questo è quello che viviamo oggi, no? Non solo dopo la morte, quando moriremo, perché oggi è un giorno, ma arriva la notte. Allora, durante il giorno, fino a che è arrivato il diluvio. Cioè, a noi ci è dato Noè, appare questa figura, anche Lot, ma Noè è interessantissimo. Noè, non è ancora del popolo di Israele, è prima del popolo, prima di Abramo. Noè, dice, è un uomo giusto, che camminava con Dio. È bellissimo perché i rabbini nel tempo di Gesù, quindi questo ci aiuta a capire, poi anche tutta la tradizione successiva, ma è molto molto interessante, adesso non entro in questo, ma è una parola molto importante Noè. Perché? Perché Noè, dice, era un uomo che camminava con Dio, mentre i rabbini dicono Abramo camminava davanti a Dio, dice, no? Noè era, come dire, senza offesa per i ministeriali, capito? Era quello che faceva le cose, quelli bravi, quelli onesti, no? Cioè, gli dicevano, fai questo, quello faceva quello. Questo vuol dire, no? L'idea che c'ha Israele di Noè è uno che fa le cose così come deve farle. Non c'ha nessuno slancio, non è una cosa speciale. Abramo è uno che cammina davanti a Dio, cioè che prende iniziativa, che corre nella volontà di Dio, no? Si inventa cose per amare Dio. E tra l'altro anche nella salvezza c'è una differenza, dicono gli rabbini, no? Cioè, Noè
è uno che si mette là sulla sua arca, salva quello che gli ha detto Dio e punto. Invece Abramo, se vedete, quando Dio sta per distruggere Sodoma, fa come un contratto, no? Mette, dice, no, per favore, no, 10, ce ne fossero 10, ce ne fossero 9, ce ne fossero 8, 7, giusti, per favore. Cioè, sta lì contrattando per cercare di salvare. C'è un animo più nobile. Voglio dire che Noè è un uomo normale e corrente, cioè non è niente di speciale. È un uomo scelto da Dio però per una missione. Di far vedere, di far presente che morirai, di far presente che arriva la notte, di far presente a te oggi, a me oggi, come questa parola che stiamo predicando, come tanti fatti che tante volte il Signore dice, no? Quelli che sono caduti sotto la torre di Siloe, quelli che sono stati, il cui sangue è stato mischiato da Pilato con quelli, quei sacrifici, cioè tuo nonno che è morto di infarto, il tuo amico che è morto per droga, il tuo cugino che si è divorziato, quella situazione, il terremoto, quello che la politica, cioè i fatti che stanno intorno a te, che ti stanno dicendo. Tu sai leggere quello che sta succedendo, perché Noè è l'immagine di che sta facendo una cosa assurda, no? Si mette là sulla pianura e comincia a fare l'arca. E tutti lo prendono in giro, dice la scrittura. Lo cretino. Guarda che sole che c'è. No? Guarda, ma ti pare, ma sto godendo, cioè mi sono sposato, lavoro, faccio le mie... Però non mi rendo conto che arriva il momento, come dicevo prima, in cui mi verrà strappato. Noè sta dicendo questo a me, a te. È immagine della Chiesa. Della Chiesa che vive perdendo la vita. Questa è l'arca. Che vive in modo straordinario l'ordinario. Cioè che fa presente a me chi sono io e come si vive veramente. L'arca. Arriva il diluvio. Dice, morirono tutti. Lot è quello che scappa da Sodoma. Scappa. Cioè fugge il demonio, fugge Sodoma, non è soltanto la sodomia, Sodoma è quelli che non, è la città che non accoglie lo straniero, cioè fugge l'orgoglio, l'ira, la superbia, fugge proprio quelli che vivono solo per se stessi, fugge quella, la vita per se stesso, la vita la fugge, perché poi arriva zolfo e fiamme, arriva il diluvio. Ah, tu oggi ti vuoi convertire o no? Io oggi mi voglio convertire o no? Perché guarda che arriva la notte, dice. La notte, no? E si dorme la notte. Due ci sono. Due. Uno è preso e uno è lasciato. Cioè uno è preso perché si è convertito, perché si sta convertendo. Quindi è preso con Cristo. Ma non può fare più niente là, eh? L'altro è lasciato lì. Dove? Dove sta? Dove sta? Cadavere. Arrivano gli avvoltoi. Non si è voluto, cioè non mi voglio convertire? Mi sto difendendo la vita? Rimarrò in quell'inferno? Dove sto? Ma questo è, sarà il giorno della morte, ma sarà il giorno della mia vita, di oggi. Oggi, con quel fatto, con quel fatto che mi scomoda, con quella cosa che mi dicono di fare che non voglio fare, l'obbedienza è una cosa assurda, o l'obbedienza alla malattia, alla solitudine della vecchiaia, all'artrosi, alla paura. Cosa sarà tra un mese, tra un anno, tra due anni? Come farò a fare questo? Non c'ho i soldi, non c'ho la salute. Quello che sia, no? Tu puoi essere preso o lasciato. Se quello lo vedi come un'occasione per entrare nell'arca, l'arca, tutti i padri dicono che è questa l'arca, che è la croce. Perché il legno, no? Cioè, tutto il mondo è stato, cioè, un piccolo resto, dice il libro della Sapienza, è stato salvato dal piccolo legno, dall'arca. Allora, o io vedo la storia, i fatti, come il segno che Dio mi sta aprendo la porta dell'arca, o mi sta dicendo costruisciti, cioè vivi costruendo l'arca, vivi nella chiesa, vivi facendo, perdendo la vita, il mondo intero si sposa, fa tutte le cose difendendo la vita, tu perdila, fai una cosa diversa, perché quando arriva il diluvio, tu puoi metterti dentro l'arca, chiudere e salvarti. Fuggire dal fuoco di Sodoma. Questo sta dicendo, questa è la conversione, questo è camminare nella chiesa. Questo appare l'arca. Tu puoi vivere come, possiamo finire come la moglie di Lot. Vi ricordate la moglie di Lot, che è successo? Fuggiva la moglie con Lot da Sodoma, ma lei aveva nostalgia.
perché c'era le sue cose lì. Aveva lasciato la casa di fretta. Si gira e diventa una statua di sale. Diventa niente, non può più fare nulla. Il sale, come io e te molte volte rimaniamo di fronte ai fatti, che non sappiamo cosa fare, se amare, non amare, perdonare. Dice, se stai sulla terrazza, non scendere a prenderti, dice il greco, le cose preziose, lascia i tuoi soldi, lascia le tue cose, quelle non ti danno la vita, vai appresso a Cristo, ama, perdi la tua vita. Dice, stai nel campo, non tornare, lo seguirono subito, dice gli apostoli, chi non odia suo padre e sua madre, chi guarda indietro non è degno di me, chi vuole andare a seppellire, il mio passato mi pesa, lascia perdere il tuo passato, hai fatto macelli, non importa, non tornare lì, non tornare, perché devo aggiustare, no, i miei amici, no, lascia perdere tutto, devo telefonare, devo spiegare a questa donna con la quale, taglia quella relazione, taglia già, con quegli amici, con quella situazione, taglia, questo sta dicendo. Dice la prima lettura che sarebbe da rileggerla con calma, no? E tutto quello che il demonio riesce a sconvolgere, dice, no? Avete ascoltato cosa dice, no? Tanta era la bellezza che non sono riusciti a vedere Dio. Questo dice, ma come? Il demonio riesce a prendere la bellezza, di una donna, la bellezza di quello che Dio ci dà, per sconvolgerla. L'albero della vita non era per prenderlo e toccarlo, ma per obbedire, per accettare la vita. L'albero del bene e del male era lì perché Adamo ed Eva potessero entrare nel bene e rifiutassero il male, non per decidere loro. È bellissimo, stupendo, dice, è bello da vedere, da prendere e da avere potere. Ecco quello che il demonio fa con le creature. Dice, ma come? Ci sono le creature, ti stanno parlando di Dio, no? E tu perché ti stai bloccando lì? Perché vuoi la sessualità, il mangiare, tutto quello, il lavorare, tutto stupendo, meraviglioso se vissuto con Cristo. Se vissuto per perdere la vita nudi, come Adamo ed Eva prima del peccato, allora è tutto meraviglioso, tutto fantastico. Non c'hai paura che tua moglie muoia, non c'hai paura che i tuoi figli... Tu vivi libero, dai la tua vita. E in quello la trovi, e in quello la trovano le persone che sono accanto a te. Ed è una cosa meravigliosa. Questo ha fatto Cristo. Cristo ha fatto questo con noi, adesso riceviamo il suo corpo e il suo sangue. È l'unico, La verità è che è l'unico che, come dire, non aveva bisogno di convertirsi, no? Ma ha fatto per noi il processo di conversione, il cammino di conversione. È lui che è entrato nell'arca. Io non posso, tu non puoi, dai, accettiamolo. Accettiamo che io non sono capace di uscire da quella situazione. Mi piace troppo, dice la mia lettura, io niente, mi piace così la creatura che me ne importa nulla del creatore. Io la creatura la vedo, la creatura la tocco, con la creatura ci faccio sesso, con la creatura con le creature me ne mangio, no? Cioè, il creatore dove sta? Cristo, lui ha riportato noi al creatore. Lui è entrato dove io e te non possiamo entrare. Lui è nel Getsemani, i discepoli dormivano, no? Lui solo è rimasto sveglio. Allora oggi possiamo dire, Signore, io dormirò forse, e mi merito di essere lasciato. Come i tre apostoli che stavano con Cristo nel Getsemani, dovevano essere lasciati lì. Invece Cristo si alza e dice, lasciami andare, prendi me. Vi ricordate la passione? Lui si è fatto prendere, lui ha fatto che il suo corpo scendesse nel sepolcro, ma nel momento in cui arrivava l'avvoltoio per mangiarlo, per corromperlo, lì ha fatto quello che nessuno pensava. Lì è risorto, lì ha cambiato tutto. Allora con Cristo possiamo anche addormentarci come le vergini, basta che nel cuore abbiamo questo desiderio profondo, che lui venga a prenderci, che donati a lui, lasciati a lui, accetta la tua debolezza, questa è la conversione vera, è tutto vero, Signore, ma io sono debole.
Tutto vero, signore, ma a me piace tantissimo stare con questa donna, a me piace tantissimo la cocaina, per dire, a me piace tantissimo mangiare, a me piace tantissimo il mio lavoro, i soldi, a me piace tantissimo le mie cose, a me piace tantissimo me stesso. Io da solo non ce la faccio. Mi stacchi tu, signore, senza che mi si spacchi tutto? Mi togli questa colla? Tu che sei rimasto l'unico sveglio nella notte del Getsemane, l'unico che è entrato nella croce veramente. E lo puoi chiedere adesso, con questa Eucaristia. Chiediglielo. Oggi cambia la tua vita. Oggi. Domani. Oggi. Sperimenterai, oggi, che puoi dare la tua vita. Che tu che sei incapace, io che sono incapace, posso vivere oggi castamente. Posso oggi vivere obbedendo a una cosa assurda. Posso entrare nel dolore, nella malattia, nella sofferenza. Oggi, nella solitudine, nella vecchiaia. Io che non posso, perché Cristo è stato preso per me, dal Padre, e ha lasciato il corpo dell'uomo vecchio nella morte. Sapete, finisco con questo, no? Queste due immagini sono battesimali, no? L'immagine dell'acqua, del diluvio, e l'immagine del fuoco. Tutte e due sono immagini del battesimo, no? L'acqua del battesimo, il diluvio è anche un'immagine del battesimo, si canta la notte di Pasqua, no? La benedizione dell'acqua, perché con il diluvio Dio ha fatto una cosa nuova, no? Il mondo che c'era prima lo ha ricreato, ha fatto una nuova alleanza. Sapete che con Noè c'è l'arcobaleno, non l'arcobaleno del gay pride, l'arcobaleno, cioè che tutte le persone diverse sono unite nell'amore di Dio, va bene? Là è il fuoco dello Spirito Santo, che brucia il cuore, no? Che brucia i peccati. Benissimo. Per il popolo di Israele, la notte è stata il segno della Pasqua. Per gli ebrei, per gli egiziani, è stato il segno di morte. Allora, lo stesso segno del battesimo, acqua e fuoco, è la morte per l'uomo vecchio e la vita per l'uomo nuovo. Allora, è una benedizione, no? È una benedizione il giorno del Signore. Perché ci libera dove noi non possiamo liberarci, attraverso i sacramenti, il cammino serio nella Chiesa di conversione, questo rinnovamento, scendere nell'acqua, lasciare là l'uomo vecchio, prendere lo Spirito Santo che brucia tutte le scorie e ci fa uomini nuovi, che i figli d'Egitto che abbiamo nel cuore rimangano là, annegati come i carri del Faraone, oggi nella nostra vita. Vediamo.